Ciao a tutti ragazzi, questa è una delle poche volte in cui mi riprendo per un video, quindi scusate innanzitutto la mia goffaggine. La maggior parte di voi mi conosce per il progetto di traduzione in italiano di Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013, che sto portando avanti da diversi anni. Il mio vero nome è Luca, e il motivo di questo video è per poter discutere più apertamente con voi le novità più importanti riguardanti il mio canale, a partire ovviamente dal progetto Inazuma, ma non solo. Come prima cosa ci tenevo quindi a ringraziarvi per il supporto costante che mi state dando attraverso i vostri commenti. In questi anni più di una volta è capitato che stessi per cedere, per mollare un progetto così grosso da portare avanti in solitaria, in cui non vedevo tanto riscontro del pubblico, e anche grazie ai vostri commenti che siamo qui oggi. Ma arriviamo alle novità succose. La prima cosa è che, come sapete, fino ad oggi ho quasi portato avanti il progetto da solo, ma sono felice di annunciare la collaborazione con i ragazzi di Inazuma Eleven Time. Se non li conoscete, andate a cercarli o guardate attraverso il link in descrizione, perché sono un gruppo di fandubbers italiani, quindi di doppiatori bravissimi, che stanno portando avanti un progetto di una serie animata totalmente in italiano, totalmente ricreata da zero, fatta da loro. Questo cosa vuol dire per il progetto Strikers? Per il progetto di Inazuma Eleven Ghost Strikers significa che potremo avere davvero tutte le tecniche doppiate in italiano, ridoppiate, anche quelle che per ovvi motivi nell'anime non vengono mai eseguite. E quindi un passaggio molto importante. Infatti ci tenevo a farvi avere una piccola anteprima, quindi guardate questo. Inazuma Eleven Go, Strikers! Questi sono i risultati che possiamo ottenere attraverso questa collaborazione e, come avete potuto vedere, anche il nome del gioco cambierà, perché se fino adesso lo consideravo una modifica quanto più completa possibile di un videogioco comunque già uscito, adesso le ambizioni sono molto più alte e vogliamo far uscire un gioco quasi completamente nuovo e totalmente in italiano. Per questo, visto anche che il 2013 è passato da molti anni, il gioco prenderà semplicemente il nome di Inazuma Eleven Go Strikers. Fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, c'è un altro motivo per cui ho deciso di girare questo video, ed è per informarvi che ho deciso di ampliare i contenuti del mio canale, e quindi non occuparmi solo del progetto di traduzione di Inazuma Eleven, che porterò avanti come sempre fatto, ma di pubblicare altri contenuti per restare più in contatto con voi e in modo più diretto, senza nascondermi sempre dietro uno schermo, ed è anche per questo motivo che mi sto riprendendo adesso. La mia passione più grande sono i videogiochi. E nel lontano 2011, quando ho iniziato a pubblicare video sul mio canale, il mio obiettivo era di condividere questa passione con tutti voi e con gli altri utenti di YouTube. E quindi voglio cercare di farlo. Il primo modo in cui voglio provare ad approcciare questi nuovi contenuti è attraverso un let's play, walkthrough, chiamatelo come volete, di un videogioco famosissimo uscito un paio di anni fa che purtroppo io non sono riuscito ancora a giocare. E quindi mi sembra l'occasione perfetta per viverlo completamente da zero insieme a voi. E niente, spero che vorrete sostenermi e supportarmi anche in questa nuova avventura che sta per iniziare. Io credo di avervi detto tutto. Anzi, aggiungo che, come per Inazuma Eleven, non sarà un semplice gameplay, una semplice run del gioco dall'inizio alla fine, ma anche lì ci sarà un risvolto tecnologico. Quindi spero vorrete supportarmi anche in questo. E niente, grazie a tutti e ci vediamo. Secondo me può funzionare.